ancora una volta ci troviamo in Romagna, in questo caso a Sant'Arcangelo di Romagna, dove ci sono moltissime cose da scoprire. Andremo a visitare le grotte di Sant'Arcangelo di Romagna, i loro segreti e le loro curiosità. Un mistero le circonda, anche se si sa che sono in realtà prevalentemente state usate per la conservazione del nettare della Romagna, del Sangiovese, che proprio qui pare sia nato, proprio qui è stato battezzato con questo nome. Ci troviamo sul Colle Giove, il colle che ha dato il nome al famoso vino Sangiovese. Il nome Sangiovese nasce a Sant'Arcangelo di Romagna. È stato trovato un documento scritto da un glottologo austriaco chiamato Schur, nel quale si attesta che il nome Sangiovese deriva proprio dal Colle Giove che abbiamo qui alle nostre spalle. C'è una leggenda molto più colorita raccontata dai nonni della città di Sant'Arcangelo che narra che i frati francescani della città abbiano inventato questo nome. Loro alcuni secoli fa erano grandi produttori di vino rosso. Durante un banchetto ebbero un ospite illustre della casa papale al quale diedero da bere questo vino rosso delizioso e lui rimase appunto deliziato e chiese il nome di questo vino. Inizialmente i frati rimasero spiazzati, poi pensarono al nome di questo colle che è Colle Giove. Il vino è rosso come il sangue, venne chiamato il sangue di Giove e da Sant'Arcangelo il nome si diffuse in tutta la Romagna e quindi noi santarcangiolesi ci vantiamo di questa cosa. Ecco, le grotte di Sant'Arcangelo, numerosissime, sono state create appositamente per la conservazione di questo famoso e ottimo vino rosso, il nostro Sangiovese. La temperatura nelle grotte è costante, 13-14 gradi, quindi eccellente proprio per la conservazione di questa ottima bevanda. Ora entriamo a visitare la nostra bella grotta monumentale. Le colonne che si trovano nell'atrio della grotta monumentale non appartengono alla grotta. Erano parte di un chiostro di un convento francescano costruito alla fine del XIII secolo. Nella piazza principale della città avevamo una meravigliosa chiesa gotica dedicata a San Francesco e un bellissimo convento francescano. Purtroppo dopo l'Unità d'Italia la chiesa è stata utilizzata come caserma militare, fabbrica di pipe. Alla fine dell'Ottocento sono stati abbattuti entrambi per costruire le nostre scuole comunali che si trovano ancora nella piazza principale. Le bellissime colonne che vedete sono state lasciate in stato di abbandono dietro alla scuola per tanti anni. Poi durante la Seconda Guerra Mondiale un bombardamento purtroppo le ha colpite. Dopo la guerra si decise di trasferire le colonne nell'atrio della grotta monumentale. Purtroppo nella piazza principale non abbiamo più né la chiesa né il convento francescano. A Sant'Arcangelo di Romagna abbiamo 150 grotte. Quasi tutte sono situate nella parte orientale del nostro Colle Giove. Moltissime sono state create espressamente per la conservazione del vino, del Sangiovese, a partire dalla fine del 1400. Però 5 grotte, fra cui la grotta monumentale, si pensa siano più antiche e che siano state create come luoghi di culto, luoghi religiosi. L'interesse storico nei confronti delle 5 grotte speciali monumentali nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti gli studiosi di Sant'Arcangelo si riuniscono e cercano di capire perché siano state create. Prima cosa, analizzano tutti i documenti scritti in loro possesso, ma il documento più antico risale al 1496 e tutti i documenti fanno riferimento solo alle grotte create come cantine per la conservazione del vino. Però 5 grotte, fra cui appunto la monumentale, che facciamo visitare noi come proloco, erano sicuramente più antiche. Innanzitutto perché mancavano i documenti proprio relativi a queste 5 grotte. Erano le uniche che avevano queste bellissime stanze monumentali. Terzo elemento molto interessante, sono anche le uniche grotte che hanno gli ingressi indipendenti dalle abitazioni soprastanti. Allora gli studiosi dicono, benissimo, non esistono documenti, analizziamo le grotte. Ma non trovano iscrizioni, non trovano resti umani, oggetti, nulla. Elaborano delle ipotesi. Prima teoria, che siano state create addirittura per il culto pagano del dio Mitra, culto antichissimo, di provenienza persiana, diffuso nel nostro territorio durante l'impero romano, sempre praticato da legionari romani all'interno di grotte. Seconda ipotesi, quella cristiana. Altri studiosi dicono assolutamente no. Secondo noi le grotte sono state create dai primi cristiani durante le persecuzioni per pregare in forma nascosta o come catacombe, i primi cimiteri cristiani. Però non abbiamo trovato sepolture, resti, loculi, simboli cristiani, il pesce o d'altro. E venne a Sant'Arcangelo anche Amedeo Maiuri, colui che si occupò degli scavi di Pompei.
Secondo Maiuri si devono collegare invece alla presenza dei monaci basiliani, quindi potrebbero essere delle basilichette rupestri, però anche in questo caso non abbiamo delle prove. Altri studiosi recentemente hanno ipotizzato invece che possano essere state create addirittura per il culto di San Michele Arcangelo. La città di Sant'Arcangelo si troverebbe lungo la linea micaelica che collega Mont Saint-Michel con Gerusalemme. Passerebbe quindi anche da Sant'Arcangelo. Ecco, come potete notare, l'origine di Cinque Grotte è assolutamente misteriosa. Tuttora appunto nessuno studioso è riuscito a fare luce sulla loro origine.